Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Iniziamo questo nostro momento di catechesi e di formazione con la preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Eccoci qui, carissimi amici di Radio Domina Nostra e di TV Domina. Andiamo in onda ancora congiuntamente con tutti e due i canali, quello del profilo Facebook Radio Domina Nostra, ma soprattutto quello di TV Domina, dove vorrei dirlo a tutti quelli che riescono a collegarsi, cosa non affatto difficile, è possibile da questa sera interagire, cioè potete scrivere i vostri commenti, perché tanti di quelli che seguivano su Radio Domina si lamentavano del fatto che poi, collegandosi su TV Domina, non si sentivano partecipi allo stesso modo. E allora, ecco cosa volete, ho pensato anche quello di consentire, come? Accendiamo le luci, di consentire a chi vuole di poter interagire. Quindi da questa sera si possono seguire anche i commenti che lasciate su TV Domina. Il titolo della catechesi e della meditazione di questa sera è La falsa chiesa, è giunta la tua Paterlo. Non so che cosa vi ricordi ai più questo nome, però poi piano piano sarà chiaro ciò di cui questa sera tratteremo. Siccome che domani, a Dio piacendo, dovrò essere intervistato dalle Iene, che però questa volta, rispetto alle volte precedenti, mi hanno chiesto l'intervista. Ben inteso, io non fuggo, come avete visto, clamorosamente di fronte a chi vuole storcere l'intervista. L'intervista non si estorce, la concedo. E se proprio la vogliono estorcere, come avete visto, sto lì zitto. Ma siccome da che allora sono stato scomunicato, me le chiedono anzitempo le interviste, volentieri ci mancherebbe altro che concedere. Allora stasera, siccome so che mi seguono, voglio fare una panoramica d'insieme. Vi domando pazienza agli amici di Radio Domina e di TV Domina, però serve a capire bene in che situazione siamo, perché abbiamo la falsa chiesa, per essere subito chiari, la falsa chiesa governata da Bergoglio, che per noi non è il Papa, perché invalidamente eletto e rappresentante al governo di una chiesa che non è più quella apostolica romana, una santa cattolica, ma è la sinagoga di Satana. E poi abbiamo dall'altra parte il piccolo resto cattolico, con una forte connotazione eucaristica e mariana, che riconosce in Benedetto XVI il legittimo vicario di Cristo in terra, successore di Pietro. Infatti la battaglia sta tutta lì sul piano mediatico, per provare a dimostrare che Benedetto XVI e Francesco vadano d'accordo, stiano insieme. Capite che lì è tutto il gioco della questione. Però da Verona, chi può capisca, dal raduno di Verona il 9 giugno scorso ad ora, si è andato costituendo in maniera sempre più chiara un partito di poveri ipocriti, che stanno lì a disquisire come i farisei, perché dicono: Don Minutella è in errore perché la messa è ancora valida. Vabbè, vedetevela voi. Poi dicono: però Bergoglio è eretico, e allora vanno a messa, non so se è chiaro, con gli eretici. Ma andare a messa con gli eretici significa macchiarsi dello stesso peccato di eresia, non lo dico io, va bene, che passo per quello che passo, lo dicono i padri della Chiesa, San Tommaso d'Aquino. Quindi c'è una falsa chiesa, gigante dai piedi d'argilla, costruito questo mostro dalla massoneria ecclesiastica, con l'avallo ovviamente dei poteri forti mondani. E poi c'è la vera chiesa, chiamiamola così, il piccolo resto, come piace a me chiamarlo, che tiene in piedi lo spirito cattolico in questo momento di prova. In mezzo ci sta il partito, chiamiamolo così, degli indecisi, che vanno a messa in una con Bergoglio, però nello stesso tempo lo ritengono eretico, e non si capisce allora molto bene che fine vogliono fare questi. Non so se finora questa idea è chiara. Allora, questa catechesi stasera è una sintesi delle posizioni opposte,
quella della falsa chiesa e quella nostra, del piccolo resto. Non esiste più una via di mezzo, non ci sono più vie intermedie. La duplice scomunica, due, eh? Qui c'è qualcosa che non quadra, figlioli cari. Non quadra il fatto che sia duplice, quando a Lutero ne è stata combinata una sola, quindi io sono uno peggio di Lutero, però questa stessa falsa chiesa che scomunica due volte Don Minutella è quella che mette Lutero nel francobollo Vaticano. C'è qualcosa che non quadra. Contestualmente, quelli che sono i networks cattolici, o che tali si dicono, tacciono del tutto, persino sulla notizia, venendo meno così a un obbligo di deontologia professionale che è quello di dare almeno la notizia. E parlo di Corrispondenza Romana, parlo di La Nuova Bussola Quotidiana, di Antonio Socci e tutti quei Marco Tosati, tutti quei blog. Io ho atteso il primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, niente. Allora uno riflette, capisce che quello che stiamo vivendo è qualcosa di apocalittico. È inutile che questi vanno addosso agli LGBT che difendono la vita, che... e poi quando c'è un prete che, perché ha i metodi discutibili, non è dato notizia che è stato scomunicato due volte per scisma ed eresia. Guardate che l'avvenimento che mi riguarda è un avvenimento epocale. A partire dal 13 novembre 2018 il Signore ha creato uno spartiacque. Ora passo a dimostrarvelo. Ed è importante questa catechesi così tanto che la posterò, come non ho mai fatto, interamente per iscritto su Radio Domina, e passerà in sovraimpressione poi anche su TV Domina. Allora, il titolo di questa catechesi, vi dicevo, è un appello, una intimidazione, potremmo chiamarla, neanche tanto preoccupate per loro, a quanto pare, rivolta alla falsa chiesa. Questa sera Don Minutella, che è scomunicato due volte secondo loro, della falsa chiesa, dice alla falsa chiesa è giunta la tua Baderlo. Ora, siccome molti non sanno cos'è Baderlo, devo un attimino spiegarlo nel rispetto di chi già lo sa. Il 18 giugno 1815 c'è stata l'ultima battaglia dell'imperatore Napoleone, Napoleone Bonaparte. Era la battaglia contro gli inglesi, e questa battaglia si sarebbe tenuta appunto il 18 giugno 1815 in un'ampia pianura belga, in Belgio credo che sia, e si chiama Waterloo quella zona lì. La sera prima della battaglia decisiva, Napoleone, sempre molto sicuro di sé, aveva detto: abbiamo 90 possibilità su 100 di vincere. Vincendo sugli inglesi, in effetti, Napoleone avrebbe finalmente trionfato, potremmo dire, su tutto il mondo, non solo sull'Europa. Tutto sulla carta sembrava dovesse andare secondo i piani, ma Napoleone aveva commesso alcuni errori. Il più grave era stato quello di scegliere male i suoi collaboratori. Napoleone poi ha fatto un altro errore ancora più grosso: si è concentrato sull'avanzata a destra del campo di Waterloo dei prussiani, che venivano appunto da quelle zone che oggi sono appartengono alla Germania. Concentrandosi sui prussiani, Napoleone ha inaspettatamente trovato dinanzi a sé le truppe inglesi, la Garde Kühl, la guardia si ritira, la Garde Kühl, famoso modo del grido che si diffuse immediatamente in tutto l'esercito francese quando accerchiato dai prussiani a destra e dagli inglesi davanti, furono costretti per la prima volta alla ritirata. L'imbattibile truppa napoleonica era stata messa in fuga e la battaglia era persa. Al calare di quella storica notte, quasi un terzo dell'esercito francese era morto, ferito, prigioniero o disperso. La Garde Recule. Gli altri, in fondo, erano fuggiti. Napoleone sentiva di essere infallibile e ha perduto ore preziose nei momenti più importanti di quella campagna di Waterloo, affrontando lo scontro con la noncuranza di chi pensava
di avere già la vittoria in tasca. L'epitaffio alla mancanza di fantasia con cui uno dei più grandi generali della storia combatté la sua ultima battaglia spetta probabilmente al duca di Wellington che guidava le truppe inglesi, comandante appunto dell'esercito inglese, che riassunse così la giornata di Waterloo. Disse: i francesi sono venuti su alla vecchia maniera e noi alla vecchia maniera li abbiamo ributtati di sotto. Ora, falsa chiesa, è giunta la tua Waterloo. La falsa chiesa assomiglia sempre più chiaramente alle truppe di Napoleone. Quello, Napoleone, non aveva calcolato l'avanzata del duca di Wellington e degli inglesi e hanno perduto. Questi della falsa chiesa, con a capo Bergoglio, non hanno calcolato l'avanzata della Santa Vergine che presto li sgominerà. E lei, la Madonna, sta avanzando per sconfiggerli frontalmente, come il duca di Wellington con Napoleone. Chi diceva Napoleone se la faceva sotto? Guardate i tre di vostri parroci come hanno paura di Bergoglio. Mai nella chiesa, mai c'era stato questo clima di paura. Come può esserci lo Spirito Santo in una chiesa dove regna la paura, in una chiesa dove regna il regime bergogliano, se non ti omologhi questa chiesa bergogliana del dialogo, dei ponti, non dei muri, questa chiesa che apre le porte, questa chiesa che crede all'apertura verso il mondo, ti fa fuori. Ecco, questa falsa chiesa, sappia questa sera, tremino, perché così avverrà, che la Madonna sta avanzando per sconfiggervi frontalmente. Non so se è chiaro il messaggio. La falsa chiesa, fioli cari, ha i poteri forti, ma non ha Dio. La falsa chiesa ha i soldi con la massoneria, ma non ha lo Spirito Santo. La falsa chiesa, lo sappiano questi di mezzo che vanno a messa una cum, che se fosse valida la messa dovrebbero augurarsi il contrario, che non sia valida, perché se è valida loro si macchiano dello stesso peccato di eresia della falsa chiesa, se vanno ancora lì, come ora dimostrerò per l'ennesima volta, anche se non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io offro le mie preghiere, chi mi sta vicino lo sa, perché questi di mezzo che erano a Verona, guardate, l'accecamento, adesso ve lo dirò, li raggiunge. Erano a Verona a dire che il Papa è Benedetto XVI, gente che mi stava al lato, ho visto io con gli occhi quello. Ma appena si è trattato di dire adesso tiratevi fuori dalla falsa chiesa, a forza di non volerlo fare, di come si dice, volere a tutti i costi impuntarsi il proprio di vista, oggi mi hanno fatto leggere un messaggio di una persona che era tra le prime fila, si rimane sgomenti, perché ti dice che il Papa è Bergoglio in quanto anche Benedetto lo riconosce. L'accecamento totale. La falsa chiesa ha costruito un nuovo Vangelo, Amoris Laetitia è un nuovo Vangelo, no? Perché Gesù nel Vangelo dice una cosa, Bergoglio ne fa passare un'altra. Hanno costruito una nuova etica. Il sinodo sui giovani apre alle coppie gay. Bergoglio dice che la convivenza è un fatto positivo. C'è tutto il mondo LGBT che pressa per far capire che la sodomia non è peccato e che se anche nell'Antico Testamento, come in Paolo, si parla di questo, vabbè, l'esegesi storico-critica, che è una bestia, come diceva von Balthasar, è uno dei motivi per cui abbiamo tanti guai nella Chiesa, ma stasera non voglio fare teologia, ha creato questa, diciamo, visione nebulosa. La falsa Chiesa non solo ha costruito un nuovo Vangelo, una nuova etica, ha costruito e sta costruendo un nuovo credo, una nuova professione di fede, neo-ariana, perché negano la divinità di Cristo. Infatti uno dei profeti della falsa Chiesa chi è? Chi è? Enzo Bianchi. Io ho scritto un libro che dimostra alla luce delle sue dichiarazioni come egli sia eretico. Un nuovo credo neo-luterano, Lutero è
privilegiato da tutti i punti di vista, e poi non neomodernista. Stanno costruendo una nuova liturgia dissacratoria, con tanto di pizze e lasagne in chiesa servite dai vescovi a questi fantomatici poveri che non si capisce mai bene da dove arrivano. Un nuovo modo unilateralista di interpretare la realtà, i poveri che sono gli immigrati, e infine un nuovo modo di pregare, perché è chiaro che la falsa chiesa deve costruirsi anche una propria maniera nuova di pregare, così cambia il Padre Nostro, cambia il Gloria e così via. Come facciano gli indecisi ad andare ancora a messa in unione con Bergoglio, quindi con gli eretici, per me resta un mistero, che posso spiegare solo così: sono orgogliosi, pieni del proprio pensiero di fronte a uno che sta pagando di persona, e anziché avere l'umiltà di dire: però Don Minutella, se anche dovesse sbagliare sulla messa invalida, quando dice che andare a messa con gli eretici ci fa commettere lo stesso peccato dell'eresia, ha ragione, invece no, e allora Dio li acceca, e allora Dio toglie loro lo Spirito Santo, allora Dio li lascia ostinati nell'errore come il faraone dell'Egitto, che vedeva le piaghe d'Egitto, ma anziché convertirsi induriva il cuore. Leggere di gente che a tutti i costi insiste, che a tutti i costi vuole ragione, perché dicono, in una posizione assolutamente più stravagante di quella della falsa chiesa, che Bergoglio eretico, però noi andiamo a messa con lui, e Dio li lascia nell'errore volutamente, non ci capiscono più niente, arrivano a dire che Bergoglio è il Papa, arrivano a dire che Benedetto XVI lo riconosce così. Allora gente che era a Verona a dire le cose che sappiamo. Allora, fiori cari, gli schieramenti sono già evidenti: la falsa chiesa da una parte e il piccolo resto cattolico custode della tradizione dall'altra. C'è, lo ribadisco, un piccolo insieme di fedeli, una cozzaglia di anime pavide, egoiste, soprattutto di preti, di sacerdoti, vescovi e cardinali, che non vuole schierarsi. Dicono che Bergoglio è eretico, si scandalizzano sulla Nuova Bussola Quotidiana appena un vescovo, un cardinale, un prete sposa le eresie che circolano. Ma dicono che Don Minutella non sbaglia, tutto sommato, ma sul Luna Cum è in errore. Ma mai indicare chi è l'artefice di questo momento di grande confusione? Ebbene, prima di affrontare la questione di stasera, desidero nuovamente pazientemente rivolgermi a questi amici della prima ora, che andando a messa anche oggi con i bergogliani appaiono sempre più disertori. Le loro dichiarazioni: primo, la messa una con Francesco è ancora valida perché un papa eretico non rende invalido il sacramento della messa. Secondo, che non c'è una falsa chiesa ma una sola chiesa che in questo momento è occupata. Ebbene, io ho già dimostrato che Bergoglio è niente affatto il papa, e ciò non lo dico io ma uno dei suoi più fidati amici, il cardinale Gottfried Dannens. Bergoglio è stato eletto dalla mafia liberale. Vi ricordate la prima intervista estorta al sottoscritto, quando aveva la telecamera nascosta uno dei due? E io ho detto: Benedetto XVI è stato costretto, questo mi pare più di 2 anni fa ormai, non ho cambiato idea, nessuno riuscirà a mettermi paura, perché io ho un compito da svolgere e lo farò fino alla fine. Del resto l'odio che vedo fa capire che annunciamo la verità. Bergoglio è stato eletto dalla mafia liberale, un gruppo di vescovi e cardinali progressisti che per anni ha agito per centrare proprio questo obiettivo. Lungi dall'essere un'accusa mossa dai conservatori della Chiesa, il termine che abbiamo adoperato è stato usato per la prima volta in un'intervista televisiva il 1 settembre del 2015 dal cardinale, appunto, come dicevo, Gottfried Dannens, arcivescovo emerito di Bruxelles Mechelen, ancora molto influente. Dannens, che è ancora vivo, ha affermato di avere fatto per anni, ma perché l'abbia fatto, perché l'ha detto, e io non lo so, un debito di coscienza, un tentativo estremo di tirarsi fuori, si è sentito forse, come molte volte succede, c'è cioè il partito, capite, dei paraninfi, può
poi quando non ricevono la loro fetta di potere si ribellano, no? Ecco, io i motivi non lo so, però ha detto questo. Ha detto di aver fatto per anni parte di questo gruppo che si era opposto tenacemente a Benedetto XVI durante tutto il suo pontificato. Il gruppo ha lavorato, sono parole sue, per favorire la formazione di una Chiesa cattolica molto più moderna e aperta allo spirito del mondo, e per fare eleggere Papa colui che più di tutti poteva disinvoltamente incarnare queste nuove aperture, questi processi di cambiamento, l'arcivescovo di Buenos Aires, il cardinale Jorge Mario Bergoglio. Un esame degli antifatti di queste straordinarie dichiarazioni può dare un'idea della natura dell'attuale politica ecclesiastica, la mafia di San Gallo. Cos'è? Quando si è formata? Per opera di chi e perché? La mafia di San Gallo è un modo di dire elegante, ha dichiarato sempre il cardinal Danners, gradendo le risate del pubblico dal vivo, perché era in una trasmissione televisiva lì in Francia, in Belgio. E aggiunge, ma in realtà chiamavamo noi stessi e quel gruppo la mafia. Quindi da loro stessi si chiamavano la mafia. Il cardinale parlava in un programma televisivo in Belgio. Nel breve video caricato su internet, quindi è possibile visionarlo in lingua francese, contenente le dichiarazioni di Danners, che era presente al conclave, quindi una voce fuori dal campo, ha sintetizzato la natura del gruppo che si incontrava ogni anno dal 1996 a San Gallo in Svizzera, originariamente su invito del vescovo della città di St. Gallen, Ivo Fiumer, e del famoso gesuita italiano accademico, l'arcivescovo di Milano, il cardinale Carlo Maria Martini. Insieme hanno organizzato la resistenza segreta contro Papa Ratzinger, che a quel tempo era, ancora prima di essere Papa, il braccio destro di Giovanni Paolo II come capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Quando Giovanni Paolo II è morto nel 2005, sono sempre parole del cardinal Danners, il gruppo aveva già spinto alla ribalta l'attuale Jorge Mario Bergoglio, anche se questo primo tentativo di mettere Jorge Mario Bergoglio nel 2005 al soglio pontificio è fallito. Quando ha dovuto fare i conti con l'elezione di Ratzinger come Papa Benedetto XVI, Danners non ha potuto nascondere la sua delusione, dice il TV. Danners ha rilasciato l'intervista per promuovere la propria biografia autorizzata, circola in lingua francese, ovviamente in italiano, figurarsi, non è affatto tradotta. E ha aggiunto che il gruppo di la mafia di San Gallo vantava vescovi e cardinali, tra cui Casper, quello che Bergoglio nel primo suo esternarsi con l'Angelus dopo 3 giorni dall'elezione ha canonizzato, ha citato proprio il cardinal Casper. E il tema, attenzione bene, della misericordia, dice addirittura il cardinal Danders, che i vescovi e i cardinali appartenenti a questa mafia massonica di San Gallo sono tanti, troppi per poterli elencare tutti. Ma tutti comunque avevano lo stesso obiettivo comune, l'attuazione di un programma massonico progressista in opposizione a Papa Benedetto e all'orientamento di un moderato conservatorismo dottrinale. Danners ha detto, si discuteva molto, ma non facevamo mai nessuna relazione scritta. Il programma ha intervistato il biografo poi del cardinal Danners, quello che ha scritto la biografia, Jürgen Mette-Peningen, il quale ha affermato che nel 2013, con l'abdicazione di Benedetto XVI, cioè quando ha lasciato, si può dire che grazie alla sua partecipazione a quel gruppo, il cardinal Danners sia stato uno dei pionieri della scelta di Jorge Mario Bergoglio. Gli autori della biografia di Danners in lingua francese hanno classificato le preoccupazioni del gruppo nella situazione della Chiesa, il primato del Papa, la collegialità, la successione di Giovanni Paolo II. Il vaticanista inglese di lingua americana, di lingua inglese, Edward Pentin, scrive: hanno dibattuto spesso del centralismo nella Chiesa,
della funzione delle conferenze episcopali, dello sviluppo del sacerdozio alle donne, dell'abolizione del celibato sacerdotale, della morale sessuale aperta anche alle coppie gay, delle nomine dei vescovi. Mi pare che, come senza ombra di dubbio, è il piano che in questo indisturbato quinquennio Bergoglio sta portando avanti. Uno schema più o meno identico, come notate ancora, a quello dei due sinodi sulla famiglia e dei giovani che Bergoglio sta portando avanti. La biografia autorizzata del cardinal Danners, che fa queste dichiarazioni così sconvolgenti, è stata scritta da Mette Penningen insieme a Karin Schelkens. Poiché si tratta di uno dei più influenti cardinali d'Europa, di una delle voci più autorevoli del progressismo europeo, la biografia di Danners è stata tradotta, tranne che in italiano. Affinché non si pensasse che il cardinale stesse facendo delle battute, o a proposito della mafia di San Gallo si stesse inventando queste storie, l'esistenza e gli scopi generali della mafia di San Gallo, che hanno lavorato perché Benedetto XVI rinunziasse al governo nella Chiesa e lì venisse piazzato Jorge Mario Bergoglio, sono stati confermati il giorno successivo alle dichiarazioni di Danners da Schelkens in un'intervista ad una stazione radio locale di San Gallo. Pentin, il giornalista americano, ha sintetizzato sulle pagine del National Catholic Register le personalità e le idee teologiche dei membri talvolta differivano, ma una cosa li univa: la loro opposizione comune al prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il cardinale Joseph Ratzinger, divenuto poi nel 2005 Papa Benedetto XVI. Ancora Pentin, il giornalista inglese, te lo dicevo che sarebbe stato un po' pesante questa catechesi, ma siamo a Battle, quindi sono strategie di guerra, ha scritto: il gruppo di San Gallo, chiamata mafia, voleva una drastica riforma della Chiesa, avvicinare la Chiesa cattolica, ferma ancora al respiro tridentino, nonostante il Concilio Vaticano II, alle posizioni delle chiese protestanti europee, aperte all'omosessualismo, alle coppie gay, appunto, senza più l'insistenza costante ai temi dell'aborto, della sessualità, ma invece con un nuovo paradigma di apertura. Mi pare che, come vedete, è quello che si sta verificando. Una Chiesa molto più moderna e aggiornata. Hanno ottenuto quello che volevano, conclude il giornalista. Pentin ha aggiunto in un articolo successivo che anche se la mafia di San Gallo ha ufficialmente terminato le sue riunioni nel 2006, quindi un anno dopo l'elezione di Benedetto, si sono sentiti scoraggiati, come per dire qui non ci riesce di attuare questo processo di riforma, ebbene non c'è dubbio che l'influenza, per vie parallele che non sto qui ad approfondire, sia proseguita fino all'organizzazione, all'architettura di un programma di isolamento e di marginazione sempre più diciamo evidente di Benedetto XVI, come ora vedremo. Si può asserire con sicurezza, dice ancora Pentin, che la mafia di San Gallo ha contribuito a formare una rete che ha spianato la strada, quantomeno favorendolo, al cardinal Bergoglio nel conclave 7 anni dopo. Nel 2015 Paul Budd, scrittore tedesco, esperto delle questioni concernenti il Vaticano, ha confermato tutti questi dati che abbiamo appena detto, sostenendo di aver ricevuto informazioni attendibili che 3 giorni dopo la sepoltura di Giovanni Paolo II, i cardinali Martini, Lehmann e Kasper dalla Germania, Bakshish dalla Lituania, Varjuin dai Paesi Bassi, Danners da Bruxelles e Murphy O'Connor da Londra si sono incontrati nella cosiddetta Villa Nazareth a Roma, casa del cardinale Silvestrini, il quale ormai non era più eleggibile, hanno discusso in segreto una tattica per evitare l'elezione di Joseph Ratzinger. Seguendo ancora le rivelazioni del cardinal Danners, dalla mafia di San Gallo è saltata fuori una lettera piuttosto confusa che ha parzialmente ritrattato l'affermazione secondo cui il gruppo avrebbe influenzato Benedetto XVI a dimettersi. La lettera, però, ha confermato che l'elezione di Jorge Mario Bergoglio come Papa Francesco nel 2013
corrispondeva all'obiettivo perseguito dalla mafia di San Gallo, incredibilmente ritrovatasi in piena sintonia con la massoneria ecclesiastica. Le dichiarazioni di Danners dalle parti progressiste è confermata da questa parte poi da Monsignor Negri, arcivescovo emerito di Ferrara, il quale in un'intervista ha detto, a proposito delle dimissioni di Benedetto XVI, si è trattato di un gesto inaudito. Negli ultimi incontri ho visto il Papa Benedetto infragilito fisicamente, ma lucidissimo nel pensiero. Ho poca conoscenza, dice ancora Monsignor Negri, che è esponente di tutt'altra ala, perché se Danners è esponente dell'ala appunto radical progressista, Negri, infatti ha appena fatto 75 anni, Bergoglio l'ha subito liquidato perché il Papa della Misericordia tratta così coloro che non la pensano in quel modo, e lui è esponente dell'ala invece radical conservatrice, e dice ho poco conoscenza dei fatti della Curia Romana, ma sono certo che un giorno Monsignor Negri emergerà, sono affermazioni quelle che vi sto dando e non mi invento io, ecco, emergeranno gravi responsabilità dentro e fuori il Vaticano. Benedetto XVI ha subito pressioni enormi, questo combacia perfettamente da parte dell'ala radical conservatrice con le affermazioni dell'ala radical progressista, ed è quantomeno motivo di riflessione se due voci assolutamente diciamo così contrapposte dicono la stessa cosa. Conoscete bene il proverbio latino. Non è un caso, aggiunge ancora Monsignor Negri, scusate, ripeto, stasera è la battaglia di Vatican, che in America, anche sulla base di ciò, è sempre Monsignor Negri che parla, sulla base di ciò che è stato pubblicato da WikiLeaks, alcuni gruppi di cattolici abbiano chiesto al presidente Donald Trump di aprire una commissione d'inchiesta per indagare se ci siano state effettivamente pressioni a riguardo delle dimissioni di Benedetto XVI. Questa non è roba campata per aria. Siccome la massoneria controlla gli organi di stampa, e infatti io mi convinco sempre più di un'alleanza trasversale, perché non è possibile che quei quotidiani che invito a boicottare, non leggete più La Nuova Bussola, non è possibile che non abbiano dato per nulla notizia dopo diversi giorni, perché se anche non erano d'accordo non potevano non darla. La massoneria ecclesiastica controlla gli organi di stampa, capite? Ecco, conclude Monsignor Negri, resta, guardate le parole conclusive di Monsignor Negri, resta per ora un mistero gravissimo, ma sono certo che le responsabilità verranno fuori. Si avvicina alla mia personale fine del mondo, cioè lui dice sono anziano, fra un po' morirò, e la prima domanda che rivolgerò a San Pietro sarà proprio su questa vicenda e su che fine abbiano fatto le chiavi del governo. Le pressioni di cui parla Monsignor Negri fanno riferimento a dati oggettivi. L'intrusione del maggiordomo quando è entrato per trafugare le carte personali del Romano Pontefice, fatto mai accaduto prima. Era ovviamente orchestrato tutto questo per scoraggiarlo, perché la massoneria ti studia, dove tu sei più sensibile e più debole per attaccarti. La stretta di mano negata ai cardinali, c'è un video che abbiamo mostrato a Verona, a Raduno di Verona, dove si vede clamorosamente Benedetto XVI che va per dare la mano, una volta si baciava anche i cardinali la mano al Romano Pontefice, e questi invece si voltano la faccia e non gli danno la mano, Benedetto resta con la mano così, ricordate? Il sempre più evidente isolamento cui è stato costretto, la ghigliottina mediatica, quel quotidiano che si chiama Repubblica, che oggi pontifica con Bergoglio, ieri chiamava Benedetto XVI il pastore tedesco, giocando ovviamente con la razza canina, i conti correnti bancari bloccati e così via. E che senso allora avrebbero, se non in questa direzione, le parole del cardinale Carlo Caffarra in punto di morte? Diceva, gli apostoli erano 12 e il Signore ricomincerà con pochi, aggiungeva prima di morire. Immagina la sofferenza di Sant'Atanasio, che rimase da solo con 3 scomuniche,
a difendere la verità per amore di Cristo, della Chiesa e degli uomini. L'arcivescovo emerito di Karaganda, in Kazakistan, Monsignor Jan Pavel, in una lettera accorata del febbraio 2015, ha potuto dire: è difficile credere che Papa Benedetto XVI abbia rinunciato in piena libertà al suo compito di successore di Pietro. Aggiunge Monsignor Jan Pavel: tutti questi, come vedete, in Italia sono assolutamente boicottati. Questo Papa è stato il Papa della Chiesa, ma i suoi collaboratori praticamente non hanno applicato il suo insegnamento, anzi sono state passate sotto silenzio o bloccate le sue iniziative. Io sono testimone di questo, sapete, personalmente. A parte il fatto che in piazza San Pietro, proprio sotto la loggia, quando è stato eletto Bergoglio, e un gelo è sceso in me, pure mi grondava sangue per un episodio che mi è accaduto, ma ero a piazza San Pietro quando ci fu un giallo clamoroso. Benedetto XVI aveva indetto l'anno sacerdotale e scoppia il caso dei preti pedofili, attribuendo a lui e a suo fratello in maniera vergognosa quasi la responsabilità di tutto il marciume che c'è nella Chiesa. Oggi che Monsignor Viganò, che vive nascosto, ha oggettivamente detto che Bergoglio è complice di McCarrick, guardate gli stessi giornali che sono macchiati di sangue per avere crocifisso Benedetto XVI, come invece facciano di tutto per dimostrare che no, Bergoglio è innocente, è tutta una manovra dei centri conservatori della Chiesa, capite? Due pesi e due misure, manca l'obiettività, mancano, è tutta un'orchestrazione, ecco. Ma e mi ricordo, ero lì a Roma e Benedetto XVI aveva detto l'anno sacerdotale, io sono andato all'apertura e alla chiusura dell'anno sacerdotale. Ora, verso la chiusura dell'anno sacerdotale, porto un solo esempio, ma se ne potrebbero portare tanti, ma questo è clamoroso. Benedetto XVI aveva reso noto attraverso la Congregazione per il Clero, quella che mi ha scomunicato per scisma, che avrebbe proclamato San Giovanni Maria Vianney, un santo curato d'Ars, quello dove sono andato io e non mi hanno fatto entrare perché è eretico, perché io sono eretico, e avrebbe proclamato il santo curato d'Ars patrono non più solo di tutti i parroci del mondo, ma anche di tutti i sacerdoti del mondo. Quindi questa era una scelta strategica di Benedetto, in un tempo in cui si proponeva, seguitemi, in pieno clima progressista, e si proponeva la figura del prete impegnato nel sociale, del prete disinvolto, del prete mondano. Benedetto XVI intendeva invece seguire un'altra direzione, proporre ai preti il modello di un prete cattolico, col sapore ancora un po' tridentino, la confessione, la scuola, la talare, l'eucaristia, l'amore a Gesù Sacro, mi capite? Beh, il giallo qual è stato? Che io in piazza San Pietro, come migliaia e migliaia di preti provenienti da tutto il mondo, mi ricordo ancora, sono passati 8 anni, ma avevo accanto per esempio un prete dalla California e uno dalla Svezia, aspettavamo questa notizia e invece c'è stata alcuna notizia, cioè il santo curato d'Ars non è stato più proclamato patrono di tutti i sacerdoti del mondo. Cioè questo significa che la massoneria, come dice Monsignor Jan Pavel, riusciva a bloccare le iniziative di Benedetto XVI. Ma questo, proprio questo, che è il tema decisivo, quello cioè di una rinuncia non valida, perché non libera, perché lo rende ancora Papa, mentre Bergoglio non lo è, questo argomento così decisivo che introduce lo scontro finale tra la donna vestita di sole e Satana, proprio questo argomento, per la sua carica esplosiva, per il suo potenziale profetico e perché esige uno schieramento ben preciso, è del tutto archiviato, come vedete. Chissà con quali minacce e ritorsioni i blog e i media, rimasti come dicono ancora cattolici, che si stupiscono di tutte le stravaganze dottrinali e liturgiche del governo bergogliano, non fanno mai una parola sull'artefice, perché fino a prova contraria comanda il Papa nella Chiesa, lo dice il codice di diritto canonico, potestas assoluta e sovrana. Perciò se la Chiesa è nella confusione e si arrostiscono i maiali in Chiesa, primo colpevole di questo è, se non interviene, Bergoglio. Ma mai questi profili e questi blog lo dicono. Come mai?
Come mai? Cecità o connivenza? Distrazione colpevole o omertà imperdonabile? Fiori cari, ho studiato anch'io. Secondo i più noti canonisti, cioè gli studiosi di diritto canonico, la rinuncia al papato può avvenire, cito, solo in casi davvero eccezionali e per il bene superiore della Chiesa. Questa è la condizione per rinunciare all'ufficio petrino senza cadere in colpa grave davanti a Dio. Lo studioso il prete Stefano Violi, a riguardo della rinuncia di Benedetto XVI, ha scritto, cito il suo testo, Benedetto XVI dichiara di rinunciare al ministerio, non al papato, secondo il dettato della norma di Bonifacio VIII, quindi non al munus, di cui parla il canone 332, paragrafo 2 del Corpus Iuris Canonici, ma al ministerium, o come specificherà nella sua ultima udienza all'esercizio attivo del ministero. Benedetto XVI stesso, in Luce del Mondo, scrive nel 2010, quando il pericolo è grande non si può scappare. Ecco perché questo sicuramente non è il momento di dimettersi, di lì a 3 anni lo farà. È proprio in momenti come questo che bisogna resistere e superare la situazione difficile. Sono parole di Benedetto XVI, 3 anni prima della clamorosa comunicazione. Ci si può dimettere in un momento di serenità o quando semplicemente non ce la si fa più, ma non si può scappare proprio nel momento del pericolo e dire un altro si occupi. Ora, la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II del 96 al numero 80 commina la scomunica ai cardinali che entrano in conclave già organizzati, come peraltro testimoni avete non sentito il cardinal Danners, per pilotare l'elezione. Il Corpus Iuris Canonici conferma questo dato al canone 188, recita: la rinuncia fatta per timore grave, ingiustamente incluso, cioè provocato non solo verbalmente, ma anche attraverso appunto un'azione, come è successo nel 16° di accerchiamento, per dolo, per errore sostanziale, perché può avere anche sbagliato Benedetto XVI al limite. Ci può essere un errore sostanziale nella scelta, ad ogni modo, per il diritto è nulla. La rinuncia è nulla. E sempre il corpo di diritto canonico al canone 332 paragrafo 2 recita: nel caso che il romano pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente. Diversi aspetti ancora affatto chiariti e perciò del tutto ingiustificati contribuiscono a rendere evidente l'anomalia. Benedetto XVI non è tornato cardinale come gli avevano i nemici più volte pressato di fare, come auspicato dalle frange progressiste, è rimasto papa col titolo per la prima volta e senza precedenti nella storia della Chiesa di papa emerito. Anomalia inspiegabile ed eccezionale, inesistente nel codice di diritto canonico e nella normativa ecclesiastica. E Benedetto XVI questo lo sapeva bene. Non ha dismesso la talare bianca il giorno in cui, annunciando le dimissioni, un fulmine ha colpito la cupola di San Pietro. E non ha tolto l'anello del pescatore. Non è andato in un paese sperduto del mondo, ma è rimasto dentro il Vaticano. Ha detto poi, a partire dal 2013 fino ad oggi, frasi che meriterebbero analisi dettagliate. Per esempio, che cosa avrà voluto dire Benedetto XVI nell'ultima dichiarazione? Ve la leggo. Il sempre è anche un per sempre. Non c'è più ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze, eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso. Che cosa esattamente avrà
avrà voluto dire. Fra un momento vi leggerò il testo ufficiale dell'annuncio della Venus Iasi. La massoneria ecclesiastica, in collaborazione con la mafia di San Gallo e per l'adempimento di quella visione avuta da Leone XIII di Satana, che prendeva il possesso del governo della Chiesa, ha costretto Papa Benedetto XVI alle dimissioni e ha piazzato lì il proprio candidato. Così, entrambe le azioni, sia la rinuncia di Benedetto XVI come l'elezione di Bergoglio, a norma del diritto l'una e a norma della Costituzione apostolica l'altra, restano invalide. Dettagli giornalistici, mi sembra già di sentirli nemici. Indiscrezioni infondate, dicono i bergogliani. Peccato però che siano tali, cioè indiscrezioni e dettagli, solo quando fanno verità sulla falsa Chiesa, mentre diventano magistero ufficiale, come nel caso del dossier del giornalista di regime più vergognoso fra tutti, che si chiama Andrea Tornielli, con la questione per esempio dei vescovi argentini a riguardo della comunione di rosetti di sposati. Cioè, quando questi hanno detto Bergoglio vuole dire di sì per dare la comunione di rosetti di sposati, oggi questa dichiarazione Bergoglio ha voluto venisse inserita negli atti ufficiali della Chiesa, Acta Apostolice 16. Dicono poi anche che Benedetto XVI sia in accordo con il tutto con Bergoglio, ma sappiamo quanto questo sia frutto di una manovra che rivela la loro ridicolaggine. La vicenda di Viganò, però non confondiamolo con il vescovo che ha denunciato la pedofilia, ma parlo del responsabile della sala stampa vaticana, mi pare che si chiamasse, ve lo ricordate? La vicenda di questo monsignore che poi si è dimesso, dimessosi appunto dopo il pasticcio della pubblicazione delle parole di Benedetto, è sintomatico di aria di regime in Vaticano. Benedetto XVI, invitato a scrivere una prefazione all'opera a riguardo del pontificato di Bergoglio, ha scritto così: non mi sento di scrivere su di essi una breve e densa pagina teologica. Per favore, cercate di cogliere, come io grazie a Dio faccio, quello che Benedetto XVI vuole dire. C'è quasi la tecnica dell'ironia: non me la sento di scrivere una densa pagina teologica sulle ridicolaggini che Bergoglio sta portando avanti. Perché, aggiunge Benedetto, in tutta la mia vita, ha detto nella prefazione, nella dichiarazione su invito di scrivere questa prefazione, in tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto sui libri che avevo veramente letto. Che significa? Non li voglio leggere, non ho tempo di leggere questi libri riguardo il magistero di Bergoglio. E qui arriva il bello, perché Bergoglio mette nero su bianco che non ha intenzione, scusate, Benedetto mette nero su bianco che non ha intenzione di leggere quei volumetti, citando sì motivazioni fisiche, ma soprattutto perché ha altri impegni. E quale impegno più alto ci potrebbe essere? Quello di scrivere anche una breve prefazione al mio successore. Ci sono davvero da Papa Emerito altri impegni prioritari rispetto alla richiesta che gli viene formulata di scrivere? Non so se seguite, è come che stasera sto facendo una carrellata, come vedete, è un po' forse pesante, me ne scuso con voi, però siccome domani faccio l'intervista alle Iene, volevo anche a voi, e siccome oggi tanti cattolici che sanno che Don Nutella dice le cose giuste ma si incaponiscono, non hanno l'umiltà di riconoscere stiamo sbagliando, se anche lui sbaglia sul fatto che la messa è ancora valida, però ha ragione quando ci dice che non possiamo stare con gli eretici perché perdiamo l'anima anche noi come eretici, e adesso lo dimostrerò. Guardate cosa dice Benedetto a proposito di questa, di questo declinare l'invito a scrivere la prefazione ai testi di Bergoglio. Purtroppo non sono in grado di leggere gli 11 volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunto. Poche semplici frasi, ma sufficienti a far scattare il retroscena. Si intuisce, infatti, che c'era stata la richiesta respinta di una recensione. L'immagine di una falsa chiesa che a tutti i costi sta cercando di portare dalla propria parte fino in fondo Benedetto XVI non gli riesce. La falsa chiesa è castigata da Dio, Benedetto è ancora vivo.
Bergoglio, se non piglio errore, aveva detto: dopo 5 anni mi dimetto. Siamo a 5 anni e mezzo, non si può dimettere. Che facciamo? Letti a castello? Facciamo il reparto di geriatria pontificia? Due papi emeriti? Ma che roba sta andando a finire nella Chiesa Cattolica, figlio di Cari? Salviamo la Chiesa! Bergoglio che tanto parla della base, della periferia. Ecco la periferia che salverà la Chiesa. Perché questi sono tutti confusi. Capito? L'immagine di una falsa Chiesa che abbraccia e bacia Benedetto XVI per far credere fino in fondo che c'è un passaggio senza soluzione di continuità, non gli riesce. E l'immagine di la falsa Chiesa non è mia. Lo dico agli amici della prima ora che erano a Verona a esaltare la verità, ma quando si è trattato di scendere in campo hanno detto che neanche falsa Chiesa si può usare. Hanno ritrattato tutto. Ma il termine non è mio, è di Caterina Emmerich, è di Monsignor Frutto Scini, è di Hans-Urs von Balthasar, è di Giovanni Paolo II, e solo il cielo fino in fondo rivela la verità. Ad ogni modo, quando anche tutto ciò sia solo frutto di tesi e di ipotesi, non di verità, bene, voi che andate a messa ancora oggi con gli eretici, ditemi, potete veramente sentirvi a posto? E voi cardinali, vescovi e preti che obbedite a un eretico, potete sentirvi a posto con il pretesto, come diceva il prete Donaldo Buonaiuto in trasmissione, una di quelle che mi crocifiggono, dice cose giuste Don Minutella, ma non è in comunione col Papa perché non obbedisce? Risponderò sia ai primi che vanno a messa con gli eretici, dicendo che la messa è ancora valida, sia ai secondi, cardinali, vescovi e preti, che tacciono perché dicono che bisogna obbedire. Anzitutto, il Nuovo Testamento raccomanda ai credenti di non avere alcun contatto con gli eretici, meno che meno nella liturgia, perché ci si macchia del medesimo peccato di eresia. Qui ci vorrebbe Sant'Atanasio, qui ci vorrebbe Sant'Atanasio, che urlava ai cristiani, pochi ancora fedeli: si tengano le strutture, teniamoci la fede. E diceva ai non ariani: non andate a messa con gli ariani, perché vi contaminate dello stesso errore dottrinale, anche se non lo condividete, consumando lo stesso pane eucaristico con loro, vi fate complici del loro peccato. E io vi domando, da pastore che ha a cuore i fedeli, se c'è una signora anziana, supponiamo, che ne so, di Udine, che ascolta queste cose e dice: allora io non vado a messa, faccio peccato mortale. Non fai peccato mortale. Il peccato mortale lo fai se hai preso coscienza che la Chiesa vergognale è eretica, apostata, falsa, e vai a messa con loro. Lì il Signore ti giudicherà. Ma se tu invece, per non contaminarti, non vai a messa e rimani a casa, allora il Signore ti premierà come ha premiato i credenti che hanno creduto alle cose che stiamo dicendo, che non sono mie, perché io di mio non dico nulla. C'è qualcosa di mio finora? Ditemi, finora una virgola mia c'è nelle cose che ho dette? Ma intanto questi di centro, questi che vanno a messa con i bergogliani, che insistono: vado in Minutella sbaglia nella messa cuna cum, ma non rispondono mai all'altra questione che sto trattando. È la questione dell'andare a messa con gli eretici, come la ponete? Cito, lettera a Tito, capitolo 3, versetti 10-11, quindi Sacra Scrittura: dopo una o due ammonizioni sta lontano da chi è fazioso, ben sapendo, il termine è eretico, ben sapendo che è gente ormai fuori strada e che continua a peccare condannandosi da se stessa. Guardate quanto è attuale riguardo a questa cosa. Paolo dice a Tito: stai lontano dagli eretici. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Deo gratias. Stai lontano dagli eretici, stai lontano dagli eretici, opportunisti della prima ora, oltranzisti antibergogliani una cum, come rispondete? Per la salvezza delle vostre anime il profeta vi urla, abbiate l'umiltà di accettarlo. Stai lontano da chi eretico, dice Paolo a Tito. Ancora, seconda lettera di Giovanni, versetti 9-11. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina del Cristo non possiede Dio. Chi si attiene alla dottrina possiede il Padre e il Figlio.
per la prima volta, non ho il tempo naturalmente di trattarlo, l'evangelista, l'apostolo Giovanni, per la prima volta spiega che l'unione con il Padre e quindi con Dio si ottiene non solo attraverso la coinonia, cioè la comunione, ma anche attraverso la dottrina, la sana dottrina. Per cui chi devia o devia dalla fede perde la comunione, la coinonia col Padre, col Figlio e con lo Spirito. Lo dice Giovanni. E allora aggiunge: se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Ma sapete uno di questi poveri fratelli per i quali prego che cosa aveva scritto? È stato capace di scrivermi: guardate come arrivano al ridicolo, peggio della chiesa bergogliana stanno diventando, una pena per loro, sto cercando in tutti i modi di dire venite, non state con gli eretici. Se considerate il bergogliere, lasciatelo ai bergogliani, ma non condividete. Allora mi ha scritto: sì, ma Giovanni dice se qualcuno viene a casa vostra, ma noi non è che lo vediamo venire a casa nostra, siamo noi che andiamo lì. Ma vi rendete conto che razza di argomentazioni portano? Perché dobbiamo andare a nutrirci del fare eucaristico, non salutatelo, che qui ho spiegato a qualcuno di voi, non salutatelo significa anche il saluto liturgico, il segno della pace. Non si dà il segno della pace con chi non è in comunione, altrimenti è ipocrisia. Oggi quelli che sono andati a messa una cum, ma pensano che la chiesa, perché non la chiamano più falsa chiesa, fanno i furbi, stanno studiando i modi per rimanere in piedi quando già sono del tutto travolti. Vorrei sapere il Padre Nostro come caspita lo hanno pregato, perché se lo hanno pregato in modo diverso dall'assemblea liturgica, come la chiamano, allora questi hanno combinato un peccato superiore, perché sono andati a disturbare i bergogliani che si sono costruiti la loro liturgia con il loro Padre Nostro. Non ci abbandonare tentazione, che è una palese manipolazione, però in cuor loro pregano non ci indurre in tentazione. Allora che comunione vivi con quelli con cui preghi il Padre Nostro? Scusa, e la messa è espressione somma della comunione. Non so se riesco, è chiaro quello che sto dicendo, no? Ecco, ho poi citato a riguardo del fatto che non bisogna andare con gli eretici. Diverse volte i padri della Chiesa, vi sto stancando, lo so, ma abbiate pazienza, sto per terminare, tutti concordi nel raccomandare, addirittura fin dalle origini, siamo al secondo secolo dopo Cristo, di non andare con gli eretici a celebrare la messa. Sant'Ignazio di Antiochia, penso che tutti voi lo conosciate, siamo nel secondo secolo dopo Cristo, vescovo di Antiochia, successore dell'apostolo Pietro ad Antiochia, che va però a Roma a morire martire sbranato dalle belve, scrive: bisogna scansare gli eretici come bestie feroci. Avete capito, tutti i dottori angelici che volate nella Chiesa cattolica? Bisogna scansare gli eretici come bestie feroci. Non avete giustificazioni nell'una cum. Io ho dimostrato che Bergoglio non è il Papa, quindi la messa è in banda con uno che non è il Papa. Ma quando anche fosse valida, come vedete, la scrittura e i padri sconfessano quanti vanno a messa con gli eretici bergogliani. Sono cani dorofobi, dice ancora Sant'Ignazio di Antiochia, che mordono furtivamente, occorre guardarsene perché sono incurabili. Non è forse il giusto atteggiamento che dobbiamo avere anche noi, che già abbiamo come piccolo resto verso la chiesa neoariana di Bergoglio e di Enzo Bianchi? Sì, non preoccuparti, Margherita, se domenica prossima non avrai dove andare a messa. Ci sono fedeli che al nord fanno anche 300 chilometri per trovare la messa quella giusta, perché sono umili, hanno capito la verità e la verità comporta sacrificio. Ti raccomando di non andare mai a messa in unione con Papa Francesco, perché anche se la messa è valida, il Signore ti chiederà conto di essere stata ammessa con gli eretici. Bisogna stare con essi, bisogna stare con gli eretici. Ci risponde San Tommaso d'Aquino dicendo che l'eresia è il peccato che reca maggior danno. L'eresia è il peccato che reca maggior danno alla comunione della Chiesa. Supera in gravità gli altri peccati, perciò la Chiesa allontana e condanna gli eretici. Bisogna stare lontani non solo spiritualmente, ma anche, dice San Tommaso d'Aquino, fisicamente lontani dagli eretici. E allora si deve partecipare alle messe celebrate in unione con Papa Francesco? La risposta di San Tommaso d'Aquino è più chiara che mai. In Summa Theologiae,
Pars tertia, questio nona, dal titolo se sia lecito ricevere la comunione da sacerdoti eretici, scomunicati o peccatori, ascoltare la loro messa, afferma categoricamente: peccat quicunque orum issa maudit vel habeis accipit sacramenta. Cioè, molto semplice penso, no? Pecca chiunque ascolta la loro messa o riceve uno dei sacramenti da loro. Ora qui si tratta di decidere. Non c'è più via di mezzo, siamo a Vaterlo. Don Minutella è due volte scomunicato col silenzio colpevole e vergognoso dei network cattolici. Chiunque dovesse venire a messa da Don Minutella, che come sapete continua a celebrare, e nessuno qui può venirmi a dire che io faccio azioni fino a prova contraria di disordine civile, perché l'articolo 19 della Costituzione italiana lascia libertà di culto purché sia fatto nel rispetto delle norme. Però se voi venite a messa qui e l'eretico sono io, voi che venite a messa con me, o quelli che vanno in giro con gli altri due, tre preti, anche di più, che celebrano con Benedetto XVI in unione con Don Minutella, siete tutti eretici, alla base di quello che dice Tommaso d'Aquino. Ma se gli eretici sono Bergoglio, Enzo Bianchi, il Cardinal Stella e tutti questi che stanno in Vaticano a occupare il governo della Santa Chiesa, allora è per loro che vale, che andare a messa con loro, chi lo fa anche solo ad ascoltarla, dice Tommaso d'Aquino, peccat. Dunque, se anche non volete lasciare la falsa Chiesa perché dite che la messa è valida, sappiate che per voi è ancora peggio, vi macchiate del peccato stesso di eresia. Più avanti ancora, San Tommaso d'Aquino, citando l'esempio di Sant'Ermenegildo, un santo spagnolo che preferì morire martire decapitato dal papà piuttosto che prendere la comunione dalle mani di un vescovo ariano, e lui non stava lì a disquisire come fanno i dottori angelici se quella comunione era valida o non valida. Aveva detto: non la prenderò mai dalle mani di un vescovo eretico perché mi macchio di eresia, ed è morto martire. San Tommaso d'Aquino lo cita. Sant'Ermenegildo è compatrono della Spagna, siamo nel V secolo d.C. e alla luce di questo episodio San Tommaso d'Aquino, mi dispiace per voi poveri amici che rimanete ancora a marcire con la falsa Chiesa eretica e marcite perché siete pieni di voi stessi, orgogliosi e presuntuosi, dice San Tommaso d'Aquino: rifuggendo dall'ascoltare la messa di tali eretici o dal ricevere, dice Sant'Ermenegildo, la comunione dalle loro mani, non rifugiamo dai sacramenti di Dio, al contrario, guardate che quello qui, li rispettiamo. Tu vecchietta anziana del Friuli Venezia Giulia o della Liguria, che credi a queste cose e la domenica non sai dove andare a messa, se non vai, Dio ti premierà. Lo dice Tommaso d'Aquino. Allora anche Tommaso d'Aquino è eretico. Non vorrei che questo doctor Angelicus facesse l'errore schizofrenico che fa Bergoglio, che riabilita Lutero e scomunica Don Minutella. Lui che si chiama doctor Angelicus, pur di venirmi addosso, a questo punto squalifica persino San Tommaso d'Aquino, di cui si vanta di portare il nome senza metterci la faccia. L'unità del corpo mistico, dice ancora San Tommaso d'Aquino, sto concludendo, sono gli ultimi due fogli, mi permettete di farlo, perché questa catechesi di questa sera è importante, è frutto della comunione del vero corpo di Cristo. Ora, dice ancora, quelli che si comunicano o l'amministrano indegnamente perdono il frutto della comunione, perdono quelli che si comunicano, quindi tutti quelli che vanno a messa una cum, o l'amministrano indegnamente con l'eresia. Tommaso si riferisce all'eresia, non al peccato morale, perché se c'è un prete, no, che è in peccato mortale ma celebra la messa non in modo eretico, la messa è valida perché ex opere operato. Qui stiamo dicendo altro, non c'entra l'ex opere operato, non siamo donatisti. È vero che il prete, anche se è il più grande peccatore del mondo, impenitente, però se celebra messa in maniera da rispettare la dottrina e da non schierarsi con l'eresia, la messa è valida. Qui Tommaso d'Aquino si riferisce all'eresia dottrinale, non di tipo morale.
Perciò quelli, dice ancora Tommaso, che sono nell'unità della Chiesa non devono ricevere la comunione dagli eretici. Ai cardinali, vescovi, teologi e preti, tanti preti, che pur consapevoli della palese eresia di Bergoglio si ostinano a obbedire, dico che voi lo fate per conservare i vostri privilegi, le vostre poltrone, i vostri titoli e i vostri stipendi bancari. Smettetela di far credere al popolo di Dio che lo fate per obbedienza. Già la scrittura dice, Atti degli Apostoli capitolo 5 versetto 29, Pietro, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Così quando un superiore fosse anche il Papa, e peraltro non lo è, ma fosse anche il Papa, impone obbedienza in modo chiaro contro le leggi di Dio, il suddito non solo non deve obbedire, ma addirittura deve opporsi. San Tommaso d'Aquino, nella Summa Theologiae, par secunda articolo secundus, ancora una volta viene incontro a questo. L'obbedienza non è una virtù teologale, non ha per oggetto Dio, ma il comando di un superiore. Due sono i motivi per cui uno può non essere tenuto a obbedire in tutto al proprio superiore. Il primo, per il comando di un'autorità più grande. Il secondo motivo, un suddito non è tenuto a obbedire al superiore se questi gli comanda cose che vanno contro la fede. Così nell'articolo 5 conclude Tommaso d'Aquino. Purché non si tratti di cose contro Dio o contro la regola, ubbidisce in tutte le cose lecite chi non segue un'obbedienza disordinata. Se il superiore vuole un'obbedienza contro Dio o contro le cose della fede, tale obbedienza è illecita. Che cosa dunque ora accadrà? Stiamo vivendo l'Apocalisse, Apocalisse 12. Accadrà la Waterloo per la falsa chiesa di Bergoglio, così sicura di sé. Tanti chiedono perché Benedetto XVI non parla così chiaramente. Figlioli, in realtà lui lo ha fatto in diversi modi, lasciando che noi, piccolo resto cattolico, capissimo. E comunque il cielo ha rivelato che non spetta a lui, fino in fondo, questo compito, ma ad altri. Con lui e soprattutto dopo di lui. Con le mie due scomuniche, a parte il fatto che volevo anche dirvi che qualche tempo fa Bergoglio, se ve lo ricordate, ha tolto la pena di morte dal codice di diritto canonico, a me da su due scomuniche, questo per ricordarvelo, che misericordia che c'è, no? Ecco, con le mie due scomuniche, vergognosamente taciute dai network che si dicono voci cattoliche e che mi invito a non seguire più, boicottate queste voci, non meritano di essere seguite, due scomuniche, una in più di Lutero e una in meno di Atanasio, accadrà che le anime, rispetto ai pronostici fatti a Rai 1, dove prima Egli Murgia e poi la setta, la prima il giornalista, l'opinionista e poi la psicologa, dicono che la gente capirà, che la Compagnia di Maria capirà e mi lasceranno solo. Ebbene, io stasera mi faccio una profezia che si sta già realizzando sotto gli occhi di tutti. A me il Signore ha rivelato che loro sono strumenti nelle sue mani, loro malgrado, sono come scalpellini che con le due scomuniche stanno preparando lo scontro di Waterloo. Avevo deciso di tacere, come sapete, ma dall'altra parte ci stanno non uomini di chiesa e pastori, ma lupi travestiti. Ci faremo sentire fino in fondo, saremo il loro incubo, tanto più quanto meno abbiamo mezzi e strumenti, alleanze e sostegni. Di nuovo viaggeremo per l'Italia e per il mondo, di nuovo con entusiasmo cattolico ci rivedremo per i raduni, di nuovo alzeremo le corone del rosario gridando viva la resistenza cattolica, e con noi sempre e ovunque
dinanzi a noi, prima di noi, accanto a noi, ecco colei che essi, per permissione divina, come Napoleone con il duca di Wellington, hanno sottovalutato, hanno ridotto a donna comune, la Santa Vergine Maria, il loro vero incubo, che incede con passo di guerriera, di donna vestita di sole pronta a sgominarli. Perché se vi dico che se noi siamo la vera Chiesa Cattolica, anche se configurati come piccolo resto, allora Dio è con noi. E per questo l'Immacolata, la donna vestita di sole, schiaccerà il capo del nemico infernale e vinceremo sulla falsa Chiesa. Vinceremo, perché anche se piccoli e in numero inferiore, senza mezzi e alleanze, non solo condannati dalla falsa Chiesa, ma clamorosamente boicottati da questi altri pseudo cattolici, siamo però con Dio e con la Madonna, mentre essi sono solo poveri sconfitti, eretici infami, apostati famelici, venduti a Satana, costruttori della menzogna e della falsa Chiesa, perciò destinati al castigo di Dio per il danno enorme arrecato alle anime. Tutto questo accade perché non hanno voluto ascoltare gli appelli del cielo di Fatima, perché, come diceva Suor Lucia, l'inascoltato appello della Madonna sarebbe stato considerato da Dio come un peccato di ostinazione contro lo Spirito Santo, perciò imperdonabile, foriero di quell'accecamento che oggi visibilmente caratterizza la bizzarra, stravagante quanto ridicola falsa Chiesa. Diventeremo numerosi e la Santa Vergine ci guiderà come piccolo resto, e non sarà come Lutero che, scomunicato, portò via milioni di anime dalla Chiesa Cattolica. Al contrario, Dominutella, due volte scomunicato, due, condurrà i fedeli al Santo Vile, li terrà nella Chiesa Cattolica, stretti attorno al vero Papa Benedetto XVI, su questa Chiesa contro cui le porte degli inferi non prevarranno, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, e perché il cuore immacolato di Maria trionferà sulle loro trame. Ora appare vaneggiamento, anche se la falsa Chiesa, scomunicandomi due volte, ha dovuto far vedere quanto mi tema, semplicemente perché più di tutti sanno che dico il vero. Ma ormai è giunto il tempo dell'adempimento delle profezie, e anche il cosmo e la natura, chi può capisca, partecipano di questo sconvolgimento esodale senza precedenti. Vatelo, e dinanzi a noi, coraggio dunque, avanti con la corona in mano, avanti con Maria.